Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ci possono essere dei varchi, perché da Meruccio Ruini a Sabino Cassese tutti sono d'accordo sul fatto che la Costituzione è uno specchio dei tempi, quindi questi tempi richiedono un altro tipo di riforma costituzionale. Sì, ma il problema è che il governo ci vuole riportare a tempi molto antichi, perché il modello dell'uomo solo al comando l'abbiamo già provato e non ha portato bene a questo paese. Non è quindi esattamente... bisogna fare attenzione a come ritocchi non sono la Costituzione. Toccati, lei mi deve dire esattamente dove vengono ritoccati nel sistema check and balance, cioè dei contrappesi, i poteri da templare della Costituzione del Presidente della Repubblica, perché mi sfuggono. C'è una novazione dell'articolo 92, ma non vengono toccati dal 87, 88, quegli articoli non vengono toccati. Può nominare liberamente il Presidente del Consiglio? No. Può sciogliere liberamente a sua discrezione le Camere quando ritiene sia necessario farlo? No, una. Ecco. Una. Allora, può sciogliere una. Ecco, però attenzione, il punto è un altro. Anche un bambino lo capisce, lo dicevo prima. Oggi ci sono due figure. Non è esattamente una spiegamola spiegazione tecnica, segue, quella del bambino. Se è una discussione che facciamo tra di noi non interessa a nessuno. Spieghiamolo a chi ci segue da casa. Sia il Presidente del Consiglio oggi che il Presidente della Repubblica sono votati dal Parlamento. Sono votati con due maggioranze diverse. È più forte quella che elegge il Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere proprio una figura super partes, garante della Costituzione. Se una delle due viene invece eletta direttamente, è chiaro che questo marginalizza l'altra figura, perché davanti a qualsiasi scontro il Presidente della Repubblica... è stato eletta dal popolo. E beh, non avrà più la forza per dire di qui non passate. Non potrà più essere... È una cosa da risolvere.